Signori, qualifiche in live, le vediamo alla fine. Ovviamente tutte Ducati, mi spiace per Bezzecchi, però vabbè, ogni tanto una Ducati fuori dalla Q2 ci sta. Qualche Aprilia, il resto tutte Ducati, cioè fantastico. Con le due KTM che come al solito rompono e Pedro, però bandiera gialla è finita? No, hanno tagliato il traguardo, solo Aleix secondo, Acosta adesso ottavo. Però mi sa che hanno, per la bandiera gialla ha rallentato. Mi sa di sì. Miller undicesimo, Binder rompe, sta quarto in teoria, però non c'è la bandiera, non si è capito che è successo sinceramente. Bella la livrea della Pramac, quella dell'Aprilia fa schifo, non mi piace sta cosa americana. Binder è caduto, vediamo la ricaduta, un po' la schiena l'ha battuta. Vabbè, quindi la pole è di Martin, aspetta, già stanno a vedere il replay, la griglia non la sto vedendo. Questo è replay? Che ha fatto Martin? Ah no. Pensavo che era caduto Martin, invece hanno fatto vedere Martin e poi di nuovo la caduta di Binder. Vabbè, fateci vedere sta cazzo di classifica. Martin, Espargaro, Bastianini, Binder, Bagnaia, Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Marquez, Alex, scusate, e poi hanno già levato, vabbè. Comunque, di Aprilia, come al solito, raga, come al solito, però bella, bella, con Pedro che rompe in ottava posizione e lei KTM, proprio del solito, cioè in realtà Binder. Binder che ha fatto una caduta, ma comunque quarto. Ragazzi, però comunque quest'anno, per me, sembra più forte. Alla napoletana, lo dico sempre. Cioè, Ducati Aprilia top. Dai, che fra poco c'è la gara sprint.